c'è una storia segregata che siamo noi, gli italo-somali, figli di italiani e di mamme somale, che eravamo la vergogna. A Roma non sapevano come gestirli. A Mogadiscio li chiamavano con disprezzo mezzo sangue, gli italo-somali, nel limbo da sempre tra il mondo dei colonizzatori e quello dei colonizzati. Queste discriminazioni sopravvivono alla fine della dominazione italiana. Le ritroviamo durante l'AFIS, quando l'Italia ha il mandato ONU di traghettare la Somalia verso la democrazia. In cima alla lista torna la questione della razza. La razza serve a mantenere l'ordine nella società coloniale. Cioè la razza, quella bianca dei colonizzatori, che è migliore, più importante. I meticci sono un caso che, come dire, confonde questo ordine e pone una serie di problemi. È per questo che eliminano scientificamente una parte di loro. Anche mentre l'Italia amministra la Somalia per conto dell'ONU tra il 1950 e il 60. La mamma, somala, contro la sua volontà, scompare subito dai certificati di nascita. Che questo poi bisogna vedere se è vero o no. Non consente di essere nominata in atti. Era l'ufficiale giudiziario italiano. Poi scompare dalla vita quotidiana. Alcune di loro venivano costrette ad abbandonare i figli, altre sceglievano di farlo come garanzia di un futuro migliore. La retta del collegio religioso, piuttosto cara, la paga lo Stato italiano. È il giorno 1 dell'assimilazione. Le autorità mi hanno portato e messo in un collegio a Brava, a circa 300 km da Mogadiscio. Io mi ricordo che mia mamma veniva a trovare una o due volte all'anno. Ci si dava gli appuntamenti, ci si vedeva di nascosto, dietro un muretto, dietro un cespuglio, e la madre che ti allungava qualche cosa, non so, un panino. Per cui diciamo dall'età di 4 anni, ne sono uscito dai vari collegi all'età di 17 anni e mezzo. Rimarranno per sempre separati dalle madri. Di loro perdono anche la lingua, ricorda Antonio Murat. Ex assistente di volo, ha girato il mondo, ma in Somalia non è mai tornato. Stai leggendo qua? Poi? Ben lavato Israel. Due si sono andati. Si sono accompagnati insieme a Odon Ten Holo e Hadan. Sono andati a caccia di bestiame da rubare. Ok. Chi se da Hadan? Quei tre là? Mai erano lavo. Erano due? Sì. Il suo somalo è pieno di buchi perché gli hanno tolto persino le parole. Tra noi bambini che avevamo vissuto i primi anni in casa con le mamme, il somalo lo parlavamo. Invece in collegio le suore e i frati, perché c'erano i frati francescani, ce lo proibivano, addirittura punendoci. La lingua locale, il somalo, avevo 5 perché non ero in grado di parlarla né scriverla. Anche se a scuola, essendo una scuola italiana, in Somalia la parvenza doveva essere che studiavamo anche la loro lingua. È qui che affonda le radici la rabbia di Mauro Caruso, un'infanzia di umiliazioni per lui e per altri 500 bambini. Già democratica nello stivale, in quegli anni di amministrazione ONU, l'Italia per la Somalia arriva a riesumare una specie di prova della razza. Il certificato biotipometrico firmato da un medico dell'ambasciata. Non riesco a capire con quale metodo si evince una razza, guardandomi o levandomi il sangue. Non so che metodo abbiano usato. Un medico ti guardava e diceva: questo c'ha i parametri, secondo me è figlio di italiani, è figlio di una somala. Però nel certificato redigeva che eravamo euroafricani. Una visita un po' a occhio. Sì, a spanne, come si dice. Negli anni 90 Gianni Mari ha fondato ANCIS, l'associazione degli italo-somali, proprio per denunciare e per fare chiarezza. E poi perché hanno smesso? Perché siamo finiti, perché noi siamo vuoti a perdere, perché quelli che sono nati dopo sono nati per scelta del papà e mamma. Era infatti tornato il madamato durante l'AFIS. Quando i padri le lasciavano, le madri venivano messe ai margini della società. Saranno i figli, 50 anni dopo, a riabilitarle. Qui è la passeggiata all'orgoglio anni 60 che una somala guidava la 1100. Sono anni in cui da colonia marginale la Somalia diventa importantissima per l'Italia. È l'unico appiglio per contare nell'Africa del futuro, ma ci torna con le categorie del passato, le strutture, i vecchi fascisti. In ogni officina di Mogadiscio, alla Casa d'Italia, c'erano ancora i busti del duce. L'Italia ha questa idea di ritornare in Somalia con un programma diverso, quasi un colonialismo democratico, che ovviamente sarebbe una contraddizione in termini, però questa è l'idea.
salvo poi recuperare tutta una serie di continuità col passato. Ci sono i funzionari, c'è la struttura amministrativa, ci sono i confini della stessa colonia e soprattutto ci sono i metodi di governo che rimangono molto simili a quelli del periodo coloniale. Per oltre un decennio il professor Antonio Morone ha ricostruito la storia della Somalia e dell'AFIS. Ricerche, archivi, una tesi di dottorato. L'ultima pubblicazione è questo articolo per Contemporanea, la rivista di storia del Mulino. Al centro gli italo-somali e i collegi religiosi che in questa storia hanno un ruolo fondamentale. Quando l'Italia finanzia questi istituti religiosi lo fa con l'idea di, cito un po' a memoria un documento, di non abbandonare i meticci tra i neri o al tempo si sarebbe detto tra i negri. Li chiamano generazione missione questi bambini. Dopo la lingua della mamma hanno perso anche la religione, cattolicizzati in un paese musulmano. Nello slang inglese di oggi verrebbero chiamati oreo o coconut, scuri fuori e bianchi dentro, come una noce di cocco. All'epoca gli appellativi dispregiativi ne avevano due. Uno lo usavano gli italiani, l'altro i somali. Ci sentivamo dire, ah, anche stasera ci sono i mezzi sangue. Quella era la parola per dire, questi qui è uno spuro, non è somalo, non è noi, non ci appartiene. Quando nel 60 finisce l'AFIS, finiscono davvero anche il mondo coloniale e i suoi strascichi. Se ne vanno gli italiani e gli italo-somali con i documenti. Arrivano in Italia da profughi. Mogadiscio ha varato una legge che vieta ai cosiddetti meticci di prendere la cittadinanza somala. Chi di loro è apolide lascia il paese tramite una rete informale legata alla Chiesa e alle istituzioni. I più fortunati vengono ospitati in strutture religiose, i meno fortunati in strutture di tutt'altro tipo, come per esempio possono essere riformatori, manicomi, sostanzialmente dove c'era un posto libero vengono inviati. Io ho viaggiato sulla compagnia di bandiera che in quel periodo era in auge, vestito benissimo, catapultato in un mondo che sognavo, visto che mia madre me ne aveva parlato. Mauro Caruso approda alla città dei ragazzi, a Roma. Per lui resta una seconda famiglia. Qui bambini e adolescenti da tutto il mondo studiano, vivono, si esercitano a diventare cittadini. Subito però Mauro capisce che se non sei bianco in Italia sei un corpo estraneo. Appena arrivato lo picchiano all'ingresso, non ha fatto niente, semplicemente lo scambiano per un altro nero. È il primo di mille equivoci anche oggi quando lo vedono insieme alla figlia. E quando si passeggia assieme sento anche mormorare, guarda il negro che sa fa con la ragazzina. Nemmeno qui bastano la lingua e la cultura, lo ius sanguinis scalpestato diventa oggi uno specchio dello ius soli mai votato in Senato. Obbligati a crescere senza famiglia, ora chiedono all'Italia di essere appieno patria. Il presidente deve dire scusate figli miei, figli nostri. Piano piano però ci hanno azzerato, ci hanno appiattito, ci hanno, non so come dire, ci hanno tolto qualcosa. Combatterò fino alla fine. Ne basta l'ultimo superstite. Se riceverà le scuse, le abbiamo ricevute tutte.